Prato, dopo 3 anni, torna a ospitare una tappa della Mille Miglia. L'appuntamento è per venerdì 14 giugno. 550 le auto, tra cui anche 10 elettriche e una guidata in autonomia progettata dal Politecnico di Milano. La quarta tappa della storica corsa è decisamente green, con un passaggio a emissioni zero. I tecnici di ACI, infatti, hanno calcolato la quantità di anidride carbonica emessa. Sono allo studio le misure compensative, le piantumazioni da realizzarsi effettivamente a cura del nostro servizio verde e quindi è un ulteriore regalo. Passaggio della Mille Miglia e anche la compensazione per far diventare ancora più verde la nostra città. La tappa che porterà le auto d'epoca da Roma a Bologna entrerà nella provincia pratese da Carmignano, transiterà per Poggio a Caiano, seguirà il tracciato di Via Roma per poi svoltare sull'asse delle industrie, passerà davanti al Museo Pecci e vedrà le auto in gara dirigersi verso il centro storico, dove è previsto il controllo orario nei pressi del Castello dell'Imperatore e quello a Timbro in Piazza del Comune. Poi le vetture passeranno per la prima volta da Piazza del Duomo. A seguire usciranno dal centro storico con il saluto della comunità cinese. Poi il passaggio nel viale del Fabbricone storico, che racconterà la tradizione tessile del distretto. Speriamo di riuscire a arricchire questo passaggio, già di per sé meraviglioso e che fu apprezzatissimo, con un minimo di scenografia. Proiettare queste persone negli anni 50. Consegneremo dentro la bag che viene consegnata al controllo orario, ci sarà una pubblicazione sulla mortadella di Prato, ci sarà un pezzo di pane, il pane di Prato.